dolore per l'intera città di Fano, che si stringe intorno alla famiglia Mascarucci. Il cortile della chiesa di San Paolo Apostolo al Vallato era gremita per dare l'ultimo saluto ad Elisa, la giovane ragazza di 24 anni scomparsa nei giorni scorsi. Lacrime sui volti dei tanti amici, parenti e conoscenti durante la funzione religiosa. Anche chi non la conosceva si è fermato a riflettere sulla morte della giovane animatrice fanese, molto attiva nel mondo dell'azione cattolica e dell'intrattenimento per famiglie. Una ragazza ricordata per il suo carattere diretto e determinato e per la voglia di amarsi ed amare il prossimo, così come è stato citato dalle parole scritte su un cartello affisso. La parola amore, che da sempre ha contraddistinto Elisa, è stata ripetuta più volte anche da coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerla e ripetuta anche da Don Stiver Carboni durante la funzione, lanciando un appello ai giovani presenti. Sì, perché da Elisa forse abbiamo tutti imparato che è l'intensità che rende vivi. O per dirla con la logica pasquale di Gesù, è dando la vita ogni giorno che si sconfigge la morte. La parrocchia del Vallato e i suoi amici l'hanno ricordata in particolare attraverso una frase che ha riecheggiato in aria: non avrei mai creduto di farcela salire le montagne e invece ce l'ho fatta. Una frase che ora i giovani della diocesi usano per ringraziarla e per esprimere tutto l'affetto. Aiutaci a diventare testimoni della sua vita, così che tutto l'amore che da lei abbiamo ricevuto, attraverso i nostri sguardi e le nostre gesta, diventi forza viva e consolazione per la sua famiglia. È un esempio di fede per tutti i ragazzi che passeranno per Casa Giovani e per questa comunità. Preghiamo. Poi il momento toccante dei familiari di Elisa, che hanno espresso le ultime parole per salutare il feretro. Ricordate per quello tutto che ha dato, perché io non sapevo quanto aveva dato. Mi dispiace tanto che dai social e tutti, come ha fatto tutte queste cose. Non sono riuscito a vederle tutte, ahimè, mea culpa. Grazie, veramente grazie. Mi piace pensare a questo momento come un grande palcoscenico in cui tutti noi stiamo recitando una parte del suo spettacolo. Perché se non l'avessi capito, Elisa, oggi sei tu la protagonista, ok? E in questo spettacolo spero solo di essere all'altezza di recitare il mio ruolo. Ok, vado. Ciao, sfigata. Innanzitutto, se questa è una tragicommedia in cui poi alla fine ricompari dal nulla per burlarti di tutti noi, ti prego di farla finita subito, innanzitutto. Come fratello avevamo un'intesa speciale. La nostra ironia era unica e mi piace pensare che un po' delle passioni che avevi te le abbia trasmesse io. Ti hai fatto davvero un grande scherzo. E come fratello maggiore, mi sento spezzato, smarrito, terribilmente solo, Elisa. Mia dolce, stupenda, grandiosa Eli, sei stata una figlia tanto, tanto desiderata, ma anche tanto, tanto amata. La tua personalità e il tuo carattere erano unici e spesso mi sono chiesta da chi avessi ereditato la tua esuberanza, la tua positività e la tua costante allegria. Di sicuro dal babbo, da me no. Mai e poi mai avremmo immaginato che ci avresti lasciati così, di colpo, senza nemmeno il tempo di salutarti un'ultima volta. Il dolore che stiamo provando, babbo, Jacopo e io, non riesco a spiegarlo a parole. Non esistono proprio di parole che rendono l'idea di quello che sentiamo. Grazie ancora a tutti per la presenza e la vicinanza alla nostra famiglia. Grazie per non averci lasciati soli ad affrontare tutto questo e per aver dimostrato il vostro affetto sincero per Elisa. Eli, babbo, Jacopo e mamma ti amano tanto. E sarai sempre con noi. Grazie a tutti. Grazie.